Il racconto di come la gente, i commercianti, i ristoratori stiano lavorando per rinascere. Le macerie ad Amatrice sono ancora lì, ma la popolazione non si arrende, non si è mai arresa. E quest'anno, a distanza di due dal terremoto, ha fatto ripartire anche la sagra dell'Amatriciana. E questo è il contenuto del documentario Voglio andare ad Amatrice a vedere, realizzato ad agosto scorso da Teleuniverso. Un lavoro ancora inedito, che è riuscito però a conquistare il premio istituito dai Corecom di Lazio, l'Umbria e Marche, Raccontare per ricostruire. Sono molto soddisfatto perché, essendo il presidente del Corecom Umbria, che ha dato il via a questa iniziativa, progetto TV di comunità, Raccontare per costruire, che noi abbiamo dedicato al terremoto nell'edizione del 2017 e quest'anno l'abbiamo allargata anche ad altri Corecom coinvolti dal sisma. Il Corecom Lazio non da ora, nello specifico ha collaborato per per concretizzare questo progetto, che è finalizzato alla crescita dell'informazione locale. La premiazione si è svolta nella sede dell'Agicom a Roma. L'autorità ha voluto essere presente in forze a questa manifestazione dei Corecom, che hanno inventato e progettato un'iniziativa di riflessione su quanto la comunicazione può in qualche misura temperare il dolore e i disastri sociali del terremoto. La nostra troupe ha partecipato nella sezione Economia e Turismo, cercando di spiegare come quella cittadina stia cercando di rialzarsi con l'aiuto proprio dei turisti. Io vengo da Palermo e mia figlia dice: mamma, voglio andare alla Matrice a vedere. Come dice una signora da cui abbiamo tratto il titolo del documentario, voglio andare ad Amatrice a vedere proprio per rendersi conto di quello che è. Ed il senso è porre Amatrice al fianco di altre mete tradizionali da visitare. Il premio rientra nel progetto che ha unito i Corecom di tre regioni e, grazie alle TV locali, ora il nostro documentario sarà trasmesso da tutte le emittenti di questi territori che hanno partecipato al concorso. L'informazione del territorio, la presenza nel territorio, il fare territorio, questa è la funzione dell'emittenza locale televisiva e radiofonica. La convinzione che ha spinto a realizzare il bando, la stessa che ha portato noi a parteciparvi, è una: solo continuando a raccontare quello che accade nelle zone colpite dal sisma si può contribuire a non far spegnere i riflettori e a sostenere la ricostruzione, perché Amatrice ce la farà